firmata di questa settimana. Quindi a questo punto farò silenzio. Stasera parliamo di... Vai Mariano. Della della cosiddetta peculiarità, dell'importanza del palla avanti e palla indietro. C'è gente che ride addirittura dall'altra parte. Dall'altra parte dello studio. Ma non è sì, ma effettivamente, ma Franci, ti prego, non ci puoi, non ci puoi, ma non ci puoi assolutamente. No, 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 ma non ci puoi. No, 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 assolutamente. Ma non ci puoi assolutamente. Non mi si sente senza il microfono, non mi si sente. Cioè, l'avete che mi sembrate? Palla avanti e palla indietro non fanno parte del nostro habitat. Fermatevi qui. Il nostro habitat che vuol dire? Non lo so, non lo so. Soltanto loro lo sanno. No, però non è corretto che quando uno parla se ne vanno. Non è corretto, Mariano, però prosegui perché siamo molto curiosi. Dai, no, ma ci vogliono anche loro. Mariano, secondo me è un problema di incontro. Allora, Mariano, prosegui. Allora, perché siamo curiosi. L'importanza del palla avanti e palla indietro per disorientare le occupazioni preventive avversarie. Allora, che cosa sono le occupazioni preventive? In pratica gli avversari Dai Mariano, odiamo il sottofondo. Stanno disorientando loro. Gli avversari inizialmente quando organizzano come devo fare? Quando organizzano uno schieramento difensivo occupano delle posizioni preventive. Ecco, il passaggio in velocità, dando prima la palla avanti e poi la palla indietro, disorienta queste posizioni, fa sì che escono in pratica dalle loro occupazioni preventive e lasciano gli spazi per poter poi favorire le azioni avversarie. Allora, pure lì. No, questo è uno schema, no, è uno schema che usava anche il San Vito Positano. Potete rientrare ma in silenzio, riprendete i vostri posti e in silenzio.